Ciao amici di Ho Visto Un Posto, oggi siamo a Rapallo e volevamo farci la passeggiata che va da Rapallo fino a Portofino. Oggi vi portiamo con noi, vi diamo due info e ve la facciamo vedere man mano che la facciamo. Il parcheggio è proprio vicino alla stazione dei treni, comodissimo appunto perché lasciate la macchina, siamo a 3 minuti a piedi dal mare e dal porto. Costa poco perché abbiamo pagato solo 10 euro per tutta la giornata. Se proprio non avete voglia di farvi tutta la passeggiata, potete prendere il comodo traghetto che parte da qui dal molo e in mezz'ora vi porta a Rapallo. Ce n'è uno ogni ora e costano 11 euro da andare e 18 euro andata e ritorno. Adesso ci prendiamo un bel gelato e partiamo. Pieno di villette signorili, chissà a che famiglie appartenevano. Le cose importanti, mettete la crema perché c'è parecchio sole, anche sul naso. Tutta la prima parte è così sul marciapiede, poi migliora perché diventa una passerella sul mare praticamente. Guarda qua che spettacolo il colore. Wow, qua è bellissimo. Siamo adesso a Santa Margherita dopo mezz'oretta. Abbiamo fatto 2 chilometri. Il primo bagno lo si incontra qui. Allora, neanche a farlo apposta siamo arrivati insieme al traghetto. Quello che parte da Rapallo in un quarto d'ora vi porta qui a Santa Margherita. Quella è la biglietteria di... Bellissimo! Ah, ecco il motivo per cui è qui, direi. Adesso siamo a 1 ora, 4 km e mezzo. Qua hanno costruito tutta questa stradina al di là della strada, quindi è anche sicuro. So you need to, I think, every time that you... Appena dopo paraggi. Sì, forse non è come le Maldive, Sicilia o Sardegna, però è davvero stupendo qua. Appena dopo la conca si può salire da qua. Non puoi andare a paraggi di là. Puoi andare all'Eremo, ma tanto noi dobbiamo andare da questa parte che andiamo a Portofino. Qui siamo più in alto della strada, inizia più o meno al chilometro 7,5 rispetto a Rapallo. Arrivati, poi prendete questa scalinata gialla e rossa e adesso dovremmo sbucare dritti sul molo. Passeggiata fatta, ci abbiamo messo 2 ore e 17 minuti, 9 km esatti. Adesso ci sediamo qua, prendiamo una coca e poi tra un'oretta ripartiamo al contrario. Solo per info, una Sprite, 4 euro. Altra info pratica, il bagno a Portofino è qua, in questo parcheggino. Vi basta venire su dalla via principale, proprio dal mare, dritti. Pausa finita. Adesso ripartiamo per le nostre 2 ore
di passeggiata verso Rapallo. Pescetti! Mi sa che ha addomesticato l'airone perché è ancora qui. Non credo. No, sta solo aspettando. Io prendo... posso chiedere il nome? Francesco! Sì. Posso mettervi anche su YouTube? Certo, si può mettere su YouTube? No. Questo lo tagliamo, però sì. Airone? Grazie! Ciao, buona serata! Ciao! Cosa hai fatto? E adesso? Stai per fare un disastro? Dai, aiutami! Lo volevo documentare insieme all'airone. No, questa è la nostra cena. Abbiamo pagato 15 euro a testa. 15 euro? Beh, è bello grosso, eh. Vedete che è molto più grande della mia mano. Quindi, vediamo. Adesso lo assaggiamo. Anzi, assaggia? Buono. Buono? Mm-hmm. Allora me lo mangio perché è caldo. Okay. Ciao! E rieccoci, quindi, al molo di Rapallo. Siamo a 18 km, 4 ore 20. Bravissimi, direi. È un bellissimo giro che assolutamente consigliamo se avete voglia di farvi una passeggiata, se no, come abbiamo detto, c'è il traghetto. Basta, direi che per oggi è tutto. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao!